Fratelli, assalamu alaikum. Ho preferito non rispondere subito alle accuse che sono state fatte a me e alla mia comunità islamica di San Marcellino. Ho preferito riflettere bene prima di parlare. Oggi voglio prima ringraziare chi è venuto in moschea in questi 2 giorni, che ci ha chiamato, che ha scritto su Facebook o giornale, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e si sono espressi positivamente e hanno riconosciuto il mio impegno per la pace e la mia lotta contro il terrorismo. Le ringrazio perché hanno protetto soprattutto la mia famiglia dall'essere vittima di articoli superficiali, per non dire altro, e degli sguardi dei cittadini all'inizio dell'anno scolastico. Immaginate se un bambino dice al mio figlio terrorista o figlio di terrorista. Secondo voi, chi curerà il mio figlio? Chi denuncerò? Il bambino? Ma molto probabilmente il bambino lo avrà sentito dire dai genitori. Denuncio loro? Ma anche loro lo hanno sentito dire da altri. Rivolgo la mia domanda al giornalista del mattino. Ma a questo avevi pensato? Ma cosa sai di me? E quali elementi concreti hai contro di me? Potevi almeno prendere informazioni presso i tuoi colleghi di Caserta, che mi conoscono benissimo e con i quali ho realizzato tante cose per il bene della società. La fretta di scrivere un articolo non deve e non può falsificarne il contenuto. Spero almeno che a questo punto tu voglia conoscermi. Poi mi rivolgo ai cittadini italiani pieni di paura e che hanno già abbastanza problematiche da risolvere e non vogliono accumulare altri timori e preoccupazioni, soprattutto riguardo il terrorismo islamico, dato che sono decenni che hanno a che fare con il terrorismo d'altro tipo. Cari sorelli e cari fratelli, oggi vi chiamo a non fermarvi alle accuse e alle difese, perché questo cerchio è infinito e ci consumerà. Perché non passiamo all'azione e creiamo insieme un comitato contro il terrorismo, dove ognuno, secondo le proprie capacità, potrà dare il proprio contributo contro questo terribile mostro del nostro tempo? Non credo che se avessimo terroristi sul territorio, solo le forze della sicurezza potrebbero sconfiggerli. Vediamo cosa è accaduto negli altri paesi che ne sono stati colpiti. Solo con una vasta partecipazione sociale sono riusciti a isolarlo e sconfiggerlo. La comunità islamica di San Marcellino è totalmente disponibile a dare il suo pieno contributo. E sicuramente le altre comunità presenti in campagna si uniranno a noi. Un'iniziativa del genere creerà sicuramente una fiducia tra di noi e permetterà a tutti, musulmani, cristiani e tutta la società civile, di vivere con maggiore tranquillità e sicurezza, pensando più serenamente al futuro nostro e dei nostri figli, cari fratelli. Questa iniziativa ci permetterà di comunicare tra di noi e di conoscerci meglio. Ci permetterà anche di isolare i soggetti pericolosi e di rendere più efficace il lavoro di prevenzione e repressione delle forze dell'ordine. Cari fratelli, vi lancio la mia idea, che ha bisogno di essere sviluppata tramite il dialogo e lo scambio culturale. Aspetto le vostre reazioni e quelle indispensabili delle istituzioni, senza le quali è difficile realizzare qualsiasi buon proposito. Per finire, non porto rancore verso chi con le sue accuse avrebbe potuto crearmi problemi con la legge. È facile cadere in errori. Il mondo arabo-islamico è complesso e molteplice. Se non lo si studia profondamente e non lo si frequenta costantemente, è veramente difficile conoscerlo.
È anche vero che tra di noi, come tutte le altre comunità umane, ci sono persone che non si comportano bene. Siamo i primi ad isolarli e riprenderli. Ma ora è il momento di agire. Noi siamo pronte con fede e con idee chiare. Sapete dove siamo? Venite a trovarci. Vi aspettiamo. Assalamu alaikum.